Ok, procediamo verso la Bastiglia perduta. Allora, di qui. Dobbiamo ovviamente potenziare anche le nostre armi. E già cominciamo ad avanzare in zone abbastanza ostili. Dovremmo già potenziare la nostra mazza. Ok, ho in mente già come fare. Sì, oh là. Piccolo trabocchetto, abbiamo distrutto i nemici qui sotto. Allora. Attenzione. Il persecutore. Qui saremo letteralmente perseguitati da questo. E vedete che qui dovrebbe essere più potente, è pervaso dallo scuro. Ho fatto liscio. Meno male che non ne ha approfittato. Dall'oscurità. La stamina, la stamina, la stamina, dai. Dai. Ah, no, recuperiamo, recuperiamo, non siamo avidi. Dai. Questo non lo dovevi fare invece. Attenzione a questo attacco, piazzatevi subito dietro in questo caso. È una buona finestra d'attacco per poterlo riempire di colpi. Ritenete scintillante, benissimo. Ci siamo liberati del nostro inseguitore. Allora, non abbiamo recuperato il contenuto, scusate, vero? Ecco, anello dell'argento del serpente, effigie e ramo profumato del passato. Anello d'argento. Così aumentiamo il numero delle anime acquisite. Allora. E tu, cara mummietta? Cosa? Siamo in patrol. E perché? E poi colpisci. Siamo in patrol. Colpa degli anelli, colpa degli anelli, colpa degli anelli, colpa degli anelli. Infatti siamo a 70,3, quindi per poco. E noi facciamo così, però i Cestus non ci interessano. Allora. Liberiamo la strada. Abbiamo sbloccato la porta. Ed ecco Luca Thiel di Myrrha. Vabbè, What is it? I don't know you. lei Things are non mi messy. conosce, però faremo amicizia e lei sarà ben felice di poterci Norway will keep a aiutare. safe distance. I'm called Lucati from the Lei land si stranizza you say perché noi your ci neck stiamo brings with parlando. powerful Indossa una souls. maschera che tiene It's a Lucatic lontani, diciamo, i claim, but a curiosi. strange claim. È You are not my giunta da niece. una terra You molto may lontana in be cerca di suo strange, fratello, ma ormai but if you pensa che require non ci sia più a nulla da comfort fare bearer, perché Alan, don't sospetta hesitate to call che on sia stata vittima della maledizione, anche me. You lei are sarà not vittima della my maledizione deed. perché non comincia, I've always dopo ogni made a point dialogo of non knowing you. ricorderà, You've made a point of engaging avrà me. dei vuoti, dei You see, I come from frammenti Myrrha, sulla Alan, memoria del suo and don't passato e hesitate to sulla call on sua me. vita. You are an odd one indeed. Infatti I've sei un always tipo made a davvero point of strano, ho fatto avoiding sempre people. di tutto per evitare la You've made a gente, ma point of engaging mentre me. tu hai trovato il modo di You can see the trouble of coinvolgermi. journey. If you require Quindi lei lo assistance, apprezza e call on me. quindi ci offre I come la from sua Myrrha, a land assistenza. of knights. My Una terra di Don't hesitate to cavalieri, non call on esitare a me. chiamarmi. È una donna molto misteriosa. La chiama antiquata. La chiave antiquata si trovava da tutt'altra parte, cioè in Dark Souls 2, prima che facessero questo aggiornamento, questa riequilibrazione del gameplay.
Cioè, la chiave antiquata, chi te la dava prima la chiave antiquata? Tu te lo ricordi? La chiave antiquata, chi la dava prima? Ma nessuno si trovava. non si trovava qui. No, Ok, gli spadaccini lasciamoli lì. No, no, di. No, portaferro no. Attenzione qui che potremmo saltare in aria. Ok. Questi sono tutti barili pieni di polvere esplosiva. Quindi se abbiamo un'arma che fa delle scintille o abbiamo un'arma infuocata, saltiamo in aria. Resina dorata. Attenzione a non distruggere il barile che è di fronte alla mummia, perché ci servirà. Ok, dai, non lo distruggere, ti prego, non lo distruggere, non lo distruggere. Dai. Ok, se siamo fortunati dovremmo aprire la breccia in quel muro. Vedete che è abbastanza indebolito, si vede proprio una fenditura. Ed è possibile anche inquadrarlo, anzi ingrandire con il binocolo e vedere che c'è un falò alle sue spalle. Aspetta, piano 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 piano, senza premura, senza fretta. Allora, una piccola spintarella, dai. Dai, 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 bravissimo, dai che hai preso la direzione giusta, bravissimo, non c'è avuto neanche il bisogno di equipaggiare l'arco esplosivo, l'arco con le frecce di fuoco. Allora, qua purtroppo siamo impediti dal procedere, però abbiamo fatto un passo notevole in avanti. Questa è chiusa e ci serve la chiave della Bastiglia, abbiamo sbloccato il falò. Macduff, Macduff, cerca la fiamma e noi gli daremo la fiamma. Accendiamo qui. Ok, e riposiamo al falò. Ok, direi che come questa prima parte possiamo concludere l'episodio. Riprenderemo, ovviamente ora sto riprendendo adesso, però diciamo questo fa parte dell'episodio numero 3 dovrebbe essere. E ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, al prossimo episodio, che sarà ora. Ok, ciao ciao. Bene, ragazzi, siamo di nuovo qui alla Bastiglia dal nostro caro fabbro Macduff. Ecco, si è tolto dallo scrigno dopo che noi abbiamo acceso la sua luce e si è piazzato subito e si è messo al lavoro. Apriamo tutti gli scrigni. Allora, un attimino solo, ripristina, avvia, ok. Qua ci sono anche dei materiali. Dardo pesante, questi non ci interessano per il momento. No, penso che non ci interessa. Martello artigiano, titanio scintille, martello artigiano, lo possiamo vendere. Frammento di titanite, perfetto. Grande titanite, ok. Lui ci chiederà il tizzone smorto che serve per incantare le armi, però con il nostro PG non incanteremo alcun'arma a meno che non le facciamo avvelenate, avvelenate, perché il sanguinamento non mi interessa. Ok, sente l'odore della nostra fiamma, vuole il nostro tizzone. Subito, imbecille. Siccome un fabbro che ci tornerà utile, non gli do una mazzata in testa, per rispetto. No, per rispetto suo, per rispetto nostro, perché ci servi, idiota tu. Va bene, magnifico tizione, va bene, avete le pietre, spero, va bene, siete tutti taccagni qui. Allora, rinforza arma. Andiamo a rinforzare la nostra mazza. Oh, ne vuole un'altra, perfetto, la porteremo a più 6, quindi acquistiamo ok, un frammento di grande di titanite,
in forza arma. Perfetto, i pezzi di tianite ancora è un po' presto. Allora, quanti abbiamo veramente di tianite? Ok, rinforziamo un poco la nostra armatura. 2, 2. Allora, 2 è questo. Possiamo ritenerci soddisfatti. Utilizziamo il resto delle anime per fare dei level up. Però dopo. Allora, dopo. Ok. Ah, no, vero. Niente. Sciocco me. Allora, o proseguiamo di qui, cercando di andare a uccidere le nostre... Abbiamo della resina? No. Vabbè, usiamo la melma aromatica. Dai. Proviamo a sconfiggere il boss di quest'area. Lancia duro. Dai. Ah, da questo attacco diventi... Dai. Non attacchi? No, ti ho fissato che... Ok. L'intelligenza artificiale alle volte si incanta sugli stessi attacchi. Sembra sfiga, perché alle volte quell'attacco tu non vuoi che venga fatto, invece lui te lo fa. È perché l'intelligenza artificiale si incanta, non c'è niente di... Ok, vedendo questo il trucchetto di spostare il trigger dell'indicatore. Dovremmo utilizzare il nostro unico ramo. E perché? Se no dovremmo liberare la via. Ma sì, dai, facciamolo. Hanno riempito la mappa di questi. Dai, io non la uso con te la mazza. Non voglio sprecare la sua resistenza. Allora, dai. Ecco qua. Abbiamo una labarda, che se non sbaglio. No. Mi hanno aspettato il tempo giù. Ok, dai. Prendiamo la stamina. Cioè, vai. Ah. Armatura da spadaccino. Qua non abbiamo nulla da prendere in particolare, a meno tranne che uno shortcut molto ostico. C'è uno shortcut molto pericoloso da usare. Ok. Attenzione a questi tipi di prigionieri. Questi sono... hanno un cuore esplosivo, che varia la natura dell'esplosione varia a secondo dell'esca di cui sono stati fatti. Quindi alle volte hanno un nucleo esplosivo di fuoco, un nucleo corrosivo che danneggia l'equipaggiamento, alle volte un nucleo che pietrifica. Magari sferravamo l'ultimo attacco e non avevamo stamina per poterlo eliminare. Ok. Ok, effigie umana. Per ora non ho alcun interesse a ritornare umano, però poi voglio farmi un giro per i fatti miei, per accendere tutte le varie lanterne che ci sono qui, nel mondo di gioco. Eccolo qui sto shortcut, praticamente versa nel vuoto. Praticamente noi dovremmo dall'alto tuffarci e beccare questo piccolo spigolo sporgente. È fattibile, perché io l'ho visto fare, è fattibile.
Però non è nel mio stile rischiare così tanto. Allora, già abbiamo consumato molto. E io invece me la devo conservare. No, 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 no. Aspettate, aspettate, aspettate. Ok. Mannaggia! Ok, voglio conservare perché non abbiamo polvere riparanti, non abbiamo. Come? Ah, bugiardo sono, perché? Ah, una sola, ne abbiamo una sola. Vabbè, dai, ce la facciamo, ce la stiamo decamando con l'accetta, dai, non essere cattivo, bugiardo, non l'ho visto, non ho fatto caso. Ok. Forza, pro di spadaccini, fatemi vedere di che pasta siete fatti. Siete fatti di una pasta abbastanza dura. Vabbè, l'accetta perché era molto rudimentale, non è neanche potenziata. Con un PG addirittura io ho potenziato questa accetta a più 10 e l'ho incantata con l'oscurità. Fa un danno notevole, specialmente se si utilizza il buff con l'oscurità. Cavolo. Più lunga non la potete avere, la spada si intende, non facciamo doppi sensi. Ok, lì utilizziamo, riequipaggiamo la nostra mazza. Togliamo per ora questo pugnale, mettiamo. Ok, la melma aromatica, così intingiamo di dentifricio. Dentifricio perché ha un colore strano questa melma. Di magia. E la nostra arma, quindi intingiamo. Perfetto, qua avremo la possibilità di evocare un NPC che ci aiuterà. Si chiama Belclair, la pellegrina. E lancia incantesimi, molto resistente, però farà il suo lagro nei suoi confronti è maggior rispetto a noi. Quindi le sentinelle tenderanno ad attaccare sempre lei. Voglio provare ad affrontarle da solo. Allora, dentifricio. No, dentifricio un corno. Scusate che riavviamo. Ok, scusate. Boss fight. Il danno è notevole. Non cadere, non cadere. E questa è andata. Forza! Dai che mi sento carico. Dai. Forza, non mi fare perdere tempo, dai! Bravo. Dai, che ce la possiamo. Dai! Che poi arriva il tuo fratello, arriva lui. Oh, un colpo, te lo do, dai. Vai, è fatta ragazzi, è fatta, ce l'abbiamo fatta, no? Non è molto difficile ora. No, poverina, è rimasta da sola, che fai? Vabbè, risali, dai che ti aspetto, che sono un gentiluomo, sono. Dai, sali. Attenzione ragazzi, sempre scudo alzato. Ma che sei infame, avevo lo scudo alzato, avevo. Onestamente la magia non sembra che. Peccato, potevo fare una boss fight senza subire danni. Abbiamo beccato un colpo da infame. Non dà una particolare descrizione l'anima della sentinella della rovina. Infatti, creazione del carceriere, non i carcerieri, il carceriere. Quindi significa che qualcuno ha fondato la Bastiglia per uno scopo.
oltre che intrappolare queste povere anime, doveva essere un luogo per nascondere qualcosa. Infatti la sentinella del Rovina non ha una forma corporea, sono solamente delle armature, infatti è un'anima vuota che possiede l'armatura. Non c'è una particolare descrizione, comunque sono dei costrutti, dei golem privi di anima. Qua dice addirittura è solo un'anima vuota, quindi un'anima vuota significa nulla, sono armature vuote. Ok, scendiamo giù. Perfetto, qua è piena zeppa di muri illusori. Non si notano, infatti. Ok, li abbiamo trovati tutti, penso proprio di sì. Qui si sale in cima. Ok, un muro illusorio nel muro illusorio. Silenzio. Una magia poco utile, non l'ho mai trovata utile questo silenzio. Ok, tre ossi del ritorno che potevano essere presi anche provando il salto da questa parte. Vediamo se ce la facciamo. No, sì, proviamo, dai. Ma quando mai? Ok, siamo saliti di qui. Vediamo il contenuto delle altre pareti. Moneta arrugginita. Qui non c'è nulla. Magari questo nasconde qualcos'altro? No. Scudo tondo, mi sembra che lo scudo da questo. Sì, per i perri. Ok, perfetto, possiamo proseguire. Andiamo a sbloccare il falò delle stanze dei servitori. Attenzione qui. No, ancora no. Però sempre attenzione qui. Sempre attenzione comunque. C'è qualcuno nascosto dietro questa parete. Colpitelo subito. Questi esplodono. Acqua rossa è utile per recuperare sia HP che gli utilizzi degli incantesimi. Ok, siamo dal. Sulla parte superiore della bastiglia. Attenzione qui, di corsa, veloce, 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 veloce. Sembrato di fosse comparso, ecco. Ok, riposiamoci. Quanto tempo ci rimane? 8 minuti, bene. Controlliamo solamente qui sotto e ritorniamo a Majula. Dai, che onestamente abbiamo abbastanza anime per fare un bel po' di level up. Ok, ennesima volta il nostro caro amico persecutore. Dai. Dai, 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 dacci dentro, caro persecutore. Non fai più quell'attacco. Cioè, da quando abbiamo scoperto il suo punto debole, l'attacco a distanza con l'oscurità, non lo fa più, perché è morte certa. Cioè, specialmente con questi HP, in questo stato, fare l'attacco ora non gli risulterebbe vantaggioso per niente. Dai, ci siamo ingarbugliati da qualche parte. E ci ha preso. Certo, sempre colpa dell'ambiente circostante.
Stavolta ci ha beccato. Che fa? Per l'ultimo pezzettino ci dobbiamo confondere. Evitato noi a colpirlo. Addio. Un'altra cannone scintillante, qui si va verso un'area opzionale e per il momento non ci serve perché mi sembra che abbiamo solamente una pietra di Pharos nell'inventario. Queste sono delle pietre che servono ad attivare i marchingegni di Pharos, tutti questi dispositivi così. La pietra va inserita nella bocca, si attivano meccanismi o ti indica una via segreta, randello grande, ok. Sacerdote non mi interessa. Qua non abbiamo segrete. No. Perfetto, dai, dai, dai. Ok, ho intenzione di fare molti level up, però voglio lasciarmi un po' di anime per acquistare qualche frammento di titanite. Torniamo a casa. Casa, dolce casa, Maggiula, dolce Maggiula. Ok, il tempo abbiamo di fare questo level up. Caro Araldo, mi sembra che ho un frammento Is that a per shark? te. Here Ecco. to see light, however. Avanza di livello. Possiamo fare un bel po' di level up. Allora, adattabilità. Perfetto. Forza 20. Questa 20. 10, 10. Ok, abbiamo fatto abbastanza level up, devo dire, è vero. Forza 20 mi sta bene per il momento. Vitalità lo stesso, tempo e vigore, adattabilità. Facciamo un altro livello solo, adattabilità. Vediamo se sale l'agilità. 91, 91, 91, 92. Ok, sì. Perfetto. Adesso vediamo i frammenti di titanite. Infatti, lui ci dà sempre per morti, ci dà. Allora, rinforza arma, armatura. Rinforza arma. Vuole 3. De 2, 5. 8. 8x8, 64. Ok, perché li vende 800, quindi li possiamo prendere tutti, perché lui ne vende 8. Acquista oggetto. Ah, ne vende 10. Quindi 8 ce ne servono comunque. Dobbiamo utilizzare qualche anima per poter aumentare la nostra moneta a disposizione. Allora, anima di cavaliere valoroso. Dovrebbe essere più che sufficiente. Oddio, il mio vicino di casa sta strisciando come un verme. Sì, talmente le pareti qui sono sottili che si sente anche lo starnuto dal settimo piano. Io sto al quarto piano, se quello del settimo piano starnutisce io lo sento, oppure se la signora di sopra va in bagno a fare la pipì io sento il rumore della pipì, sento. Cioè, per rendervi conto di quanto sono sottili le mura. Rinforza arma. Allora. Uno, due. Ah, per 20 non mi puoi fare lo sconto, dannato tirchio che sei. La sede peggio della mia inventata figlia, sei un povero disgraziato invece. Non ho anime, altre anime se non sbaglio. Sì. Devo utilizzare per forza questo. Bastardo sei. Una cosa ancora tu. Ok, parla, parla, parla finché puoi. Allora. Due, due, tre, tre, tre. Ok. I'll be around.
Allora, per ora abbiamo poverini accantonati Cestus. Vabbè, dai. Ce li ritroveremo più avanti. 64%. 72. Questo 76. Non mi piace per niente. No, 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 no. Via l'elmo, via l'elmo, via l'elmo. Ok. Posso ritenermi parzialmente soddisfatto. E ragazzi, ritorneremo a breve. Fatemi fare mente locale su dove potremmo andare in questo momento. A dopo. Ciao, ciao. Ma venite, non mordo. E che simpatico. A dopo.